questa sera, dopo l'Eucaristia delle 18.30 e un concerto di apertura, la visita guidata alla Basilica, e poi dalle 21 a mezzanotte sarà possibile visitare liberamente tutte le 11 chiese presenti nel territorio. Sono due itinerari consigliati perché approdano o partono da San Bartolomeo, ma hanno anche come meta la cattedrale, che in questa sera offre davvero la possibilità di visitare il suo aspetto migliore, oltre la chiesa, il campanile, la cripta e il tesoro della cattedrale. L'iniziativa è stata resa possibile per la collaborazione di varie realtà, in particolare l'associazione Gaia di guide e interpreti autorizzati, cioè un'associazione di guide turistiche che si è messa a disposizione per illustrare ciascuna delle singole chiese con un'attenzione non solo all'aspetto artistico ma anche all'aspetto simbolico e propriamente spirituale. Accanto a questa, un'altra associazione, Bononia Civitas Docta, che è radicata nel territorio della nostra città, che ha messo a disposizione i musicisti e ha curato la partecipazione di tutti i commercianti in questa zona della città, che hanno illuminato i percorsi con piccoli lumi che guidano i visitatori da una chiesa all'altra. E in questo modo si è davvero realizzata una straordinaria collaborazione per una animazione del centro storico davvero in forma positiva e propositiva. Il fatto poi che questa iniziativa si realizzi nelle ore notturne dice una specifica attenzione anche ai giovani, che proprio soprattutto in queste ore abitano il centro storico della nostra città. E questa iniziativa non è isolata, ma già altre iniziative proprio sono state promosse dalla nostra parrocchia insieme anche ad altre realtà ecclesiali. Ricordo l'iniziativa Psallite, cioè fra le 11 della sera e l'una di notte, una volta al mese, la proposta di un'ora di meditazione, di ascolto e di musica attorno alla riflessione su un salmo. E l'altra iniziativa nella chiesa di San Donato, insieme a un gruppo di giovani legato ai padri gesuiti, l'adorazione notturna con la chiesa spalancata e alcuni giovani che proprio cercavano di invitare i giovani presenti sulla strada a entrare in chiesa per incontrare il Signore presente nell'Eucaristia.